Leclerc. Nel resto della griglia invece Sainz, Russell, ciao amici, Sergio Perez e Hamilton, Norris, Fernando Alonso. E sono felice come sempre di presentare Valsecchi, che vi accompagnerà insieme a me lungo gli eventi della gara di oggi. Sentiamo, cosa puoi dirci su Max Verstappen? Il weekend è iniziato nel migliore dei modi. Le qualifiche si sono concluse con un giro veloce e mostruoso. Quindi la domanda sorge spontanea: riuscirà il leader a mantenere la posizione? Ed inoltre, teniamo a mente gli altri concorrenti, che con una bella partenza potrebbero posizionarsi bene. Ogni tanto cade. Siamo tornati in live, amici. Mette i bastoni tra le ruote più veloci, costringendoli ad adottare strategie più rischiose. Quindi la domanda. Ciao, grandi! Grandissimi! Come state? Teniamo a mente gli altri concorrenti. Okay. Si sente l'audio? Conto su di te, non deludere. Ogni tanto cade. Siamo tornati in live, amici. Si sente. Ciao grandissimi, oggi non ho a disposizione il computer. Siamo pronti? Tutti? Ciao Soundaller, ciao Stream Element, ciao Sir Luca! Ciao amico mio, come stai? Buongiorno. Ho fatto una settimana di assenza dalle stream, ho fatto un sacco di video, un sacco di roba, mi sono riposato e adesso si riparte. Da oggi in poi sempre live. Ok, dai, condividi sto contenuto su Facebook, si è inchiodato tutto qua. Non ho neanche il computer per vedere quello che scrivete, per mandare tutte le varie cose. Oggi sono io e basta, io e voi. Ciao grandissimo Sir Luca, come stai? Grandissimo, grazie che sei passato da me, eh? Anch'io quando ho un attimo di tempo passo sempre da te. Qui si è inchiodato tutto, raga. Ok, forse l'ha condiviso o forse no, vediamo se l'ha condiviso. L'ha condiviso, grande, tranquilla. Adesso partiamo, partiamo. Fra 4 minuti, raga, parte Formula 1 Belgio GP 2022. Incredibile, Verstappen in prima posizione. Ci stiamo preparando, sale l'ansia. Non ho neanche visto quanti giri sono. Spero di portar bene fortuna alle nostre Ferrari, ma comunque l'importante è che la gara sia bella e piacevole per tutti, indipendentemente da chi vince. Allora condivido su Discord e condividiamo su Telegram e poi partiamo. Tu come stai, Sir Luca? Come state, ragazzi? Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale di Marco Drums Games. Dai che dobbiamo spaccare quest'anno, eh? Cominciamo a botta a settembre, un sacco di giochi, tutte le cose fichissime che escono. Call of Duty, God of War, Construction Simulator, poi portiamo Gran Turismo 7, Formula 1 22, portiamo un sacco di giochi, un sacco di giochi fichissimi, ragazzi. Volevo portare anche dei giochi divertenti di motorette, adesso vediamo un attimo. Allora, manca per il mio orologio 3 minuti, quindi ci prepariamo, ci diamo una bella pettinata, che bisogna sempre pettinarsi, ragazzi. Adesso poi a settembre partirò a botta con le live, partirò a botta anche con la palestra, quindi... Ciao amici, come state? Grandissimi, dai che si parte! Non ho neanche i fazzoletti. Per il sudore, raga. Ho dovuto mettere il ventilatore, fa ancora un botto caldo, eh. Fa ancora un botto caldo, aspettate che devo asciugare il sudore. Ok, raga. Allora, facciamo così, almeno sto bello comodo. Ciao Andrea! Zandvoort. Ma sei serio? No, porca miseria! No! Sei serio? Ho sbagliato gara! Ma porca... Ma non è il Belgio! Zandvoort, è vero. Devo partire adesso! Incredibile! Ma no, ma sei serio? Ma dai! Devo fare... Vabbè, partiamo come partiamo, la Grand Prix, ho sbagliato, amici miei. Olanda, hai ragione, Verstappen olandese. Te grasun, amico mio, eccolo qua, dai che la facciamo subito.
Dai, dai Verstappen, muoviti. Allora, dovrebbe essere tutto a posto, vediamo. No. Azzo. E chi la conosce Olanda? No, devo mettere la traiettoria, solo le curve, raga. Sì, no. Allora, l'altra me la ricordavo, struttura del weekend. Un tentativo completo. Mettiamo giù di limpido perché sennò mi sparo 8 colpi. 45% va bene. Lo sai che io parto sempre un pelino prima. Caspita, Andrea, grazie che sei venuto, amico. Incredibile, incredibile. Ho sbagliato gara, ho sbagliato gara. Vabbè, succede anche questo su Marco Drums Games Channel, ragazzi, che si sbaglia a gara. Infatti quell'altra mi sembrava di averla fatta poco tempo fa. L'ho fatta domenica scorsa. Vabbè. Dai, dai che andiamo, muoversi. Muoversi, muoversi. Questa non me lo ricordo, ragazzi. Questa. Oh, cacchio, è questa, eh. No, questa non mi piace. Questa faccio sempre delle brutte storie, eh. Cioè, non è male, come pista. Però non vado bene. Ma se avevo messo solo curve? Vabbè, qua sono solo curve. No, 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 dai, no, incredibile, incredibile, un pelino prima. Lo so, ragazzi, questa qui, questa è terribile per me. Sarà una gara complicata. Andrea, amico mio, mi sei mancato. Scusami davvero tanto, ma ho fatto una settimanella di fermo, di blocco live. Adesso ripartiamo di brutto con un sacco di giochi fighissimi. Formula 1 e Gran Turismo, eh. Allora, incredibile, Marco Drums sbaglia pista, però arriva lo stesso primo, con un piccolo trucchetto, perché mi ero in realtà ribaltato, girato. Le qualifiche sono terminate, quindi rivediamo i. Vai, caspita, sbagliato pista, Andrea. Non fa nulla, non fa nulla. Partiamo, partiamo, partiamo. Dobbiamo partire sempre un po' prima del GP, eh. Dai, forza, forza, forza. Dai. Prima ero teso, adesso sono ancora di più. Vai! Ragazzi, amici, telespettatori, go! Parte il GP di Olanda allora a sto punto. Parte malissimo Verstappen. Carlos Sainz, lo fanno girare, attenzione! Sainz sta andando, raga. È partito il GP di Olandia. Olanda, ma Marco Drums, no, sul cordolo, Verstappen sul cordolo, ragazzi. Russell è riuscito a passare. Ah, la vedo una gara difficile. Qui l'ho presa a fuoco, eh. L'ultimo pezzo mi esce bene. Dobbiamo andare a prendere Sainz. Gara emozionante
fin dai primi tratti dalla partenza, dove il grandissimo Sainz è riuscito a spuntarla su Max Verstappen, su Mark Verstappen. Sono felicissimo che il mio Logitech G923 è tornato ad essere il volante figo. Ciao Kevin! Partenza incredibile, Kevin! Ho sbagliato pista! Ero qui bello pronto a fare la pista e poi arriva l'amico Andrea e mi dice: guarda che non è questa pista qua, è quell'altra. Oh mio Dio! Oh, 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 oh! Ciao Gray! Allora, 45 Gray, porca miseria! Aspetta un attimino. Oh, ho sbagliato. No, raga. E allora è una pista che non mi piace. Ti dico subito, Gray. Anzi, tra l'altro, se non sei iscritto, iscriviti al canale, amico mio. Io non vedo se riuscite a iscrivervi, se siete già iscritti, perché non ho computer. Scusami, Gray. Però mi sembra che eri già venuto qualche volta. Allora, io di solito faccio 55, però quando faccio le gare così, amico mio, che sono troppo lunghe, poi mi stanco e perdo la concentrazione molto facilmente. Io sono arrivato ultimo, 1.11 addirittura. Allora, mi piace Speed King, ah ok, infatti mi sembrava di ricordarti, mitico. Grande, sai che io non mi ricordo mai nulla, quindi io a volte vi dico, oh, iscrivetevi al canale, anche se siete già iscritti vi parlo da mesi, quindi sapete che Marco Drums è un po' smemorando. Come questa pista qua che non me la ricordo, ho dovuto mettere invece quella, la spalla me la ricordavo, e infatti ho vinto settimana scorsa. Ma questa, ragazzi, è una gara vincente perché ciato. Allora, mitico Andrea ha fatto 1.11, vediamo cosa riesco a fare io, Andrea. Orca loca! Se faccio così è difficile che faccio 1.11, È difficile che li prendo anche così. Allora, più che altro lo faccio per far show insieme a voi queste gare alla domenica, quando corrono anche in realtà, perché primo mi diverto, secondo stiamo un po' insieme, quindi è la durata della gara, è difficile perché mi stanco e non mi ricordo la pista, però Verstappen ha fatto il tempo, 1.19, amico mio, dai, adesso fammi imparare una ventina di giri. Ragazzi, è successo di tutto, incredibile, ciao amici e amiche di Twitch, scusate se è una settimana che non c'ero, ma adesso dobbiamo, con il grandissimo Verstappen che si è girato, dobbiamo andare a prendere la testa della gara, vediamo se il mitico Verstappen ce la fa, Mark Verstappen, ce la fa andare a prendere la testa della gara. La macchina è settata benissimo, i meccanici questa notte hanno fatto un lavoro incredibile. E questa curva un po'... Adesso devo imparare la pista, raga. Pensavo che era un'altra, ho sbagliato pure la pista. Questa me la ricordo. Però è sempre un po'... Per me è sempre un po' così. Ok. Dai. Lo fai sembrare facile. Le mie gare sono sempre un po'... Di esterno t'ho passato. Chi era? Schumacher. Magnussen. O Magnussen, come lo dico io. Vai Magnussen. Vai, che cacchio. Ma non mi frena la metà però, Ciccio. Ciao Zubi Tuzzo, grandissimo Zubi, ho sbagliato pista, è arrivato Andrea, mi ha detto guarda che oggi non c'è quella lì, oh mio Dio, ciao Zubi, come stai amico mio, dobbiamo fare qualche live insieme, Call of Duty, Formula 1, qualsiasi roba. Salutami il dissociatore, Pierpaolo, e tutti i tuoi amici, e sai che quando io posso vengo a trovarti nella tua live, Madonna Magnussen. Oh, devo allungare, ce la fa. Lo so, abbiamo intrecciato io e Magnussen. Ti sorpasso d'esterno, Magnussen. Ciao. Di esterno,
con la RB e qualcosa, questa macchina qua non mi ricordo mai come si chiama il codice. RB. Oh. Che gara, Zubituzzo, Andrea, Kevin, tutti gli amici di Twitch. Ho fatto una settimana di pausa, scusatevi se sono mancato e non sono neanche venuto a vedere le vostre live, ma ho staccato proprio. Tutto bene. Oh, ACC, assetto corsa competizione, grande Zubi, assetto è tanta roba, Ce l'ho anch'io lo portavo in live. Magari qualche sera, se ti va, possiamo farci una live insieme su assetto. Sicuramente mi dai paga come anche su Gran Turismo, però io mi diverto, ragazzi, mi diverto a giocare con voi, a giocare insieme a voi e per voi. Sì, bravo Andrea si ricorda, io non mi ricordavo, che allora probabilmente c'era la questione che dovevi comprarlo. Grande Zubituzzo, grandissimo. Ragazzi, io mi sto perdendo su un gioco che si chiama SnowRunner, che ce l'avevo al day one, ma ho incominciato a giocarlo adesso insieme a Kevin e al mio amico Alessandro. È bellissimo, raga. Forse anche Phil, l'amico Filbo, lo compra. Ha detto che settimana prossima lo compra. È un gioco di camion dove bisogna andare nella fangazza a portare merce. Basta. Tutto lì. Intanto, ridendo e scherzando, il mitico Verstappen è arrivato 13esimo, Ecco, bravo, col premium, bravo Zubi, così si fa. Anch'io devo rinnovarlo adesso, al 2. Il prossimo mese devo rinnovarlo. È vero Kevin, bravissimo. Sia su SnowRunner che anche su Assetto Corsa. E visto che ce l'ha anche Andrea e ce l'ha anche Kevin e ce l'ha anche l'amico Sharder e adesso anche Zubituzzo, grandissimo, iscrivetevi al suo canale ragazzi, Zubituzzo TV. Mamma, beh, cafferino mamma, dopo magari. E cafferino a 300 all'ora mentre si fa la pista è il massimo della vita. No raga, mi sono distratto, cazzarola, io e il caffè. E si può giocare assetto corsa competizione, ragazzi, facciamo una bella serata. Cosa ne dici Zubituzzo? Scusate ragazzi se urlo ogni tanto, perché mi salta la padella, mi salta in testa. Caspita, stavo andando benissimo. Vediamo di non rovinare le gomme. Ciao amici e amiche di Twitch. Statevi bene, grandissimi, come va? Buona domenica a tutti. Grazie di essere venuti qui nella live di Marco Drums Games, nella gara molto molto appassionante. Sono già le... No, non è ancora partita la gara reale. Io spero sempre di portare fortuna a tutti i piloti che noi amiamo, Verstappen mi sta simpatico. Allora, ci organizziamo una lobby e ci divertiamo. Sì. Allora, ti dico che accetto corsa competizione. Prima che entro in pista ci vorrà un po' di gare, quindi mi vedrai spesso fuori. Però l'importante è divertirsi, Zui. Va bene, io ci sto. Una bella live insieme assetto corsa. Poi magari c'è anche Vertex, Latifi vincitore, sicuro Andrea, e il migliore sarà quello Magnus, così a cavolo. Ragazzi, l'ho sverniciato, sverniciato. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, buongiorno, buona domenica a tutti. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, grandissimi, dai. Ho fatto una settimana di pausa, ragazzi, scusatemi, Adesso torniamo a settembre a botta, ore 21 tutti i giorni, sabato e domenica anche la live delle ore 15, però vabbè, quando c'è la gara di Formula 1 lo faccio alle 14, alle 14 e mezza. Seguite Facebook, Instagram, TikTok, Twitch e Discord, così sapete gli orari, orca, oppure attivate la campanellina quando mi vedete, se volete venire a vedermi siete benvenuti, lo so, t'ho preso dentro amico mio. Fanno fatica a girare, sì. Tu parli di assetto corsa, vero? Assetto corsa competizione, sì. La versione PS5 è tanta roba, anche graficamente hanno fatto un lavoro. E la ditta italiana, ragazzi, adesso non mi ricordo più come si chiama.
però è stata questa competizione, l'abbiamo fatto noi ed è fantastico. Ci sono degli studi di Milano, ragazzi, che stanno diventando top, eh? C'è la la Kunos, bravo, Kunos Game, e poi c'è la Milestone che ha fatto il MotoGP e tutti i giochi di moto, Ride 4 e roba del genere, e poi c'è anche una ditta adesso che sta facendo... Porca loca! No, ragazzi! No! Cacchio! Dai che entriamo dentro! Oh mio Dio, non tiene! Raga, che gara, amici, incredibile, una gara che già parte malissimo, male ma non malissimo, bene ma non benissimo, dai, e metti sto robo, sono due viti, no, mi ha passato anche Hamilton, ma vai a quel paese, 7-4, bravi ragazzi, poi vi licenzio tutti però. Bello, incentivare tutti al box. Ciao amici. Ultima sosta. No, raga. Dai, Andrea. È una gara che parte malissimo. Ok, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo. Siamo anche... Oh! La safety car sta... Posso accodarmi al gruppo? Sì, penso proprio di sì, né? Forse... riesco a riaccodarmi al gruppo. No! Raggiungi la safety car domani sera, se vuoi possiamo organizzare, no, via con, facciamo la safety car, però allora ti faccio sapere se gioco stasera Gran Turismo, possiamo anche fare Zubi, possiamo anche fare, sinceramente tornerò distrutto dal lavoro perché domani è il primo giorno di lavoro dopo 4 settimane e non so come sarò messo. Però si potrebbe anche fare una bella lobby, dopo sento anche se c'è Andrea, vabbè, Andrea è qui con noi, ce lo può dire, e se c'è anche Kevin, tanto è qui con noi, ce lo può dire, Sharder, se magari entra dopo o magari lo sento, e magari ce l'ha anche a questo punto il mitico Loki, eh? Non lo so però, ragazzi, se tu hai già una lobby si può fare. Allora, ciao amici, buona domenica a tutti. Gara un po' movimentata, ragazzi. Per parlare delle ditte che producono i giochi italiane e cervellare il mio cervellino per ricordarsi il nome, sono andato addosso al mitico Hamilton, credo. E ho preso una bella barconata sulle orecchie. Me lo metti lì sul tavolino. Grazie mamma che ha fatto caffè, grandissima Wanda. La mamma Wanda, grazie. Non so quando posso bere il caffè, ragazzi. Ho un'altra, stavo uscendo. La data è Hamilton. Potrebbe essere. Momenti in culo Ricciardo un'altra volta, raga, no, a me ha dato 5 secondi, 10 gliel'ha dati a lui, mi sa, sì. bellissimo sto gioco, Andrea, scaldiamo le gomme, raga. Ma dov'è il caffè? È troppo caldo. Buon caffè a tutti, ragazzi, è giusto in Formula 1 bersi un po' di caffè durante la gara. Buon caffè a tutti, ragazzi, durante la gara. Però adesso stiamo dietro la safety car, si può bere il caffè. Se premi il tasto option,
va la macchina automatica, davvero? Ah, beh, ma sai il bello di fare così, Kevin? È una cosa incredibile. Oh! Grazie, Zuvi! Dai, ci sentiamo allora. Tanto tu sei su Discord, come facciamo a sentirci? Sei dentro nel mio Discord, Zuvi? Caspita. O in squadra corse, bisognerebbe che ci mettiamo dentro in un gruppo, Zuvi, così almeno ci mettiamo d'accordo. Secondo me rientra, la Safety. Via, 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 via! No, non cambia due marce alla volta, però. Grande Ricci! Ma come... come ti sorpasso Hamilton? Oh, non glielo diamo la penalità! Schumacher! Ma porca miseria, raga! Ciao amici di Twitch, amici e amiche, come state? Grandissimi, buona domenica a tutti. Ben fatto, hai conquistato una posizione. Devo stare attento ai cordoli, ragazzi, è la scivolina ai cordoli qua. Per fortuna nel mio incidente è entrata la safety car. Orca loca, un'altra volta me lo stavo andando addosso qui. Ma come ti sorpasso d'esterno, come ti... Grande Albon! Sergio è ai box, Sergio è ai box. Vettel! Questo ne ho sforbiciati due, ragazzi, incredibile sorpasso di Mark Verstappen. Urca, ce l'ho di fianco ancora? Attenzione! Drumstappen! Ecco Drumstappen! Ciao player! Ciao amico mio, buona... Ah, ho fatto la curva! Buona domenica, come stai? Tutto bene? Io bene, amico mio. Ho fatto una gara incredibile. Le mie gare sono tutte un po' strane. Allora, ho fatto una settimana, player, di assenza da Twitch. Scusatemi, ma ho... fatto una settimana di ferie, proprio staccare la testa, gli orari, da avere le 9 la live e tutto. Adesso a settembre riprendiamo, player, ti aspetto nelle live, un sacco di giochi. Ho comprato il Call of Duty, ho comprato il God of War, Construction Simulator. Da! Phil, stavo parlando di te, Phil. Porca miseria. No, la faccio io, player, la gara. Infatti dico sempre agli amici di non dire nulla della gara reale, perché almeno se state qui non spoilerà niente, perché magari tanti la vanno a vedere dopo in differita, o sai, no, cioè non tutti la guardano in tempo reale. E F1 Manager non l'ho comprato perché, ti dico la verità, sono andato a vederlo io, l'unico youtuber che guardo, ragazzi, sono, attenzione che sono passi, infatti, perché roba che succede qua. E le gare di Marco Dram sono molto più belle di quelle reali. Tanto vince Fisichella, bravo, ha ragione Andrea. Orca loca! Oh, i sorpassi che vedi qui, player, non li vedi da nessun'altra parte. Allora, sono andato a vedere Formula 1 Manager e ti dico la verità, l'unico youtuber che guardo io che è... porca miseria, mi stavo ricordando, te lo stavo dicendo, poi è successo il sorpasso e mi sono dimenticato come si chiama. Quel tale Ale. E ho visto e mi sono annoiato a vederlo. No, Andrea, stai calmo. Fai bravo. Quel tale Ale, mi sono annoiato a vederlo Formula 1. È molto bello, è fatto bene, però è manageriale, non è che
Sì, infatti F1 Manager, se no c'è Formula 1 2022. Effettivamente anche il nome e il gioco è quello. NU89, non conosco. NU89. È un play, è un youtuber. No, io vado solo da quel tale Ale. È l'unico che mi è simpatico tanto e mi risponde anche ogni tanto quando gli scrivo. E l'altro youtuber bello famosino che conosco è E30325. È sportiveggiante. Infatti Zuvi ogni tanto dico qualcosa che l'ha detto anche lui, ma non è che io copio, è lui che ha copiato me, perché io è da mo' che dico così. Bravo. Non lo so Andrea, scusami. Non so che cosa hai detto, forse ho capito male o ho detto qualcosa di sbagliato, sai che io non mi ricordo quello che dico. Ah, è un amico di quel tale Ale, bene, bene, bene. A me piace. Vabbè, dai, le mie live sono così, raga, io non mi ricordo niente, neanche quello che vi dico. Quindi scusatemi se dico stupidate. Comunque, ridendo e scherzando, sono... Orca loca! Mannaggia quel tale Ale che... Stavamo parlando di lui, sono andato a picchiettare dentro l'angolino. Dai, non posso entrare in box adesso. Che velocità! Madonna, ragazzi. Oh, non mi tira dentro in box, eh. Cazzarola. Sì, forte, forte, forte. No, ti dico la verità, a me piacciono gli youtuber che spiegano bene. È un grande Amos. Sportivo sui giochi. Ah, ma è... Ah, ok, scusami, io credevo che stavi parlando della tipa quella che lecca i microfoni e non hai detto tutto il nome. Ah, ecco perché... adesso mi ricordo perché ti ho detto così. Che gufata. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Buona domenica a tutti! Allora, è successo di tutto in questa gara, dopo andate a vedervela in differita, quando finisco la live potete andare a vedere quello che è successo all'inizio, è successo di tutto e di più. Hai capito Andrea perché ti dicevo così, perché credevo che dicevi di quella ragazza che fa i video che lecca, ecco. Che non, io non faccio pubblicità agli altri youtuber, poi nessun altro fa pubblicità a me, anzi, se devono fare pubblicità a me vogliono essere pagati. Anch'io voglio essere pagato. A me non mi paga nessuno. Anzi, i giochi devo comprarli di tasca mia. Vorrei una partecipazione, ragazzi. Se volete, se magari uno grande, guarda che dopo devi venire a scavarmi la piscina. Va bene, assoluta. Allora, Phil, tra SnowRunner e quello che arriverà adesso al 20 settembre. Solo tu quella che... Fai bravo Andrea, vedi che te l'ho detto. Stasera mi puoi guidare? Che sono? Cazzarola, io non ho il PC, ragazzi. Non ho il PC, non riesco a leggere tutti i messaggi. Non ho letto quello che hai scritto. Io te la faccio volentieri. Ok, grande Zubi. Mi sono perso il messaggio di player. Scusami player, se poi copia e incolla me lo rimandi. Che me lo sono perso. D'altronde Leonardo mi ha fregato il PC, quindi sono qua come un scemoto oggi. Ciao amici e amiche. Schumacher è fuori dalla sessione. Orca, mi sono distratto un attimo. Colpa di Mick Schumacher. E Drums, se ti va stasera puoi guidare, che sono in test di Spagna nel mio campionato. Allora, stasera non so se faccio live, ma se la faccio sono su Gran Turismo, amico mio, player. Mi spiace, cazzarola. Se vuoi te la faccio adesso, c'è finito la gara, se ho ancora un minimo di forze, ti faccio un Spagna, me lo dici alla fine della gara e faccio, non so, faccio qualche giro, se vuoi, Stasera credo che faccio Gran Turismo 7 con Carla, guida anche a mia moglie, guida anche Carla Bragali, perché è un po' che non siamo dentro su Gran Turismo, raga, quindi... E poi tra l'altro Carla ieri è andata su un simulatore, abbiamo un cinema vicino... a casa. Se vuoi te la faccio dopo, ti faccio qualche giro, mi dici pista e tutto e vedi un attimo se ti può andare bene. Ah, ok. No, Formula 1 sicuramente no, player, perché l'ho fatta oggi, quindi non porto di solito lo stesso gioco. Bagnaia ha vinto a Misano. Serio? Davvero? O è scherzo, Andrea? Porca loca! Vedi che mi fa sbagliare Andrea. Non solo io che sbaglio. Oh, Russell, siamo secondi, ma come mai siamo secondi? Ah, è vero, grande Bagnaia, ma cos'è, la quarta di fila che vince? Bella lì, Ducati sta andando
a botta quest'anno, a botta ragazzi, grande. Io sono per la Cagiva, per la Ducati, per la Ferrari. Ok, ciao amico mio, ciao player, stammi bene. Ci vediamo se vuoi venire ancora. Ciao, ciao, ciao Zuvi, ciao player, grazie per essere stati con me, eh. Grazie mille ragazzi, dai, alla prossima. Grazie mille, grazie. Zuvi, noi ci sentiamo poi, ci mettiamo d'accordo. Magari sulla chat di Twitch, ok? Ciao amico mio, ciao player, ciao Zuvi, buona gara, buona gara. Così Andrea, magari se ci sei anche tu, domani sera possiamo farci... Grande Zuvi, grandissimo, ciao, grazie mille che sei venuto, sei un grande, ciao mitico. Iscrivetevi ragazzi al canale Zuvi Tutto TV, che faremo delle grandissime live di giochi di corse, ma anche di sparatutto, di sparatutto. Ci stanno di sparatutto. In prima, proprio alla grande. La grande. Marco, torno dopo, fai sapere come va. Va bene, amico mio, grazie. Grazie di essere stato con me. Allora ragazzi, dai che ce la facciamo, il grande Phil, Phil ci sei ancora amico mio, dai che bisogna, ah è grande, ti dimenticavo, mi devi portare sulla ghiaia nel cortile del burro, la madonna, proprio, allora Phil, finita la gara, faccio un video o una live se vuoi vedere un pezzettino di com'è il gioco, così mi puoi scrivere in chat, cosa vuoi sapere del gioco, ok? Te lo faccio proprio vedere prima di andare a comprarlo. Se vuoi, dopo facciamo una livettina. Dai, faccio la live se vuoi, Phil. Finisco questo e subito dopo faccio una livettina di SnowRunner, così ti faccio vedere, ok? Dai che mi devi scavare il buco per la fogna, Mizga! L'ho appena fatta anch'io a febbraio la fogna, amico mio, mi è costata un patrimonio. Va bene Phil. Però non ce l'ho l'escavatore, devi aspettare il 20 settembre. E il 20 settembre, amico mio, facciamo io, Sharder e l'amico Kevin, che è Albundi qui, che viene qui con noi, ha cambiato, una volta si chiamava un altro nome, adesso l'ha cambiato, non mi ricordo mai come si chiama. Amico Kevin, e al 20 settembre Day One Edition vi porto e ti presento Phil un altro gioco fantastico che lì davvero uso lo scavatore, si chiama Construction Simulator, lì guido il camion, portiamo la terra, facciamo le fogne, facciamo i palazzi, guidiamo le ruspe, le gru, guidiamo le scavatrici, guidiamo i rulli compressori dopo che facciamo con le macchine quelle per mettere giù l'asfalto, mamma mia Phil, lì sì che incredibile, comunque veramente bello SnowRunner, non è guardato tanto, ti dico la verità, non funziona in live perché un po' è noioso per chi guarda, credo. E gratis col plus no, forse Mud Runner, quello vecchio, okay. Mud Runner, quello del fango, SnowRunner no, l'ha comprato anche l'amico Kevin, l'ha comprato settimana scorsa, è in offerta. Ah no, Construction, scusa, no, costa 44 euro a comprarlo adesso. È un farming simulator con quella grafica lì, con tutti i mezzi. Dopo ti mando il link diretto sul tuo WhatsApp, così ho fatto un video su quel su Under Construction, fighissimo tra l'altro.
mi sa che, ragazzi, io devo giocare al 55% di difficoltà della IA, vado abbastanza fortino. Diciamo che ci sono forse un paio di piste, che è quella francese che mi manda in pappa il cervello, le righe e come si chiama quella, Monaco, sono quelle che devo tirare giù l'intelligenza, perché non riesco proprio a correre su quelle piste. Però la prossima la farò a 50, aumento un po' la volta ogni gara, ve lo prometto, così c'è un po' più di adrenalina nelle gare di Marco Drans Games. Anche perché poi me le dimentico, quindi vedi, tipo questa curva qua l'ho fatta malissimo, no? Ciao amici e amiche di Twitch, se... Arca miseria! Oh, Russell! Allora, se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale, grandissimi, portiamo giochi di Formula 1, Gran Turismo. Devo studiare un po' Russell, perché porto Assetto Corsa Competizione, amici, SnowRunner, Call of Duty, ho preso il Call of Duty nuovo, porterò God of War, porterò Alpha Protocol, no, non si chiama Alpha Protocol, vabbè, quello alla fine dell'anno lì, che Protocol qualcosa. Protocol qualcosa, Harry Potter, tutti i giochi fighissimi, e poi chiaramente senza contare tutti quelli del pass della Xbox Series X, Un altro pit stop, caspita, ma no, c'ho il 38%, io andrei avanti ancora un po', monteranno gomme medie, raga. Oh, siamo 25 giri, devo fare 72, la prima sosta l'ho fatta all'inizio perché ho spaccato l'alettone. Possiamo andare avanti ancora un po', credo io, Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Caspita, Marco Drams, i cordoli! Ma come fila Russell, Porca! Arrivo sempre un po' lungo qui, È fortissimo la schermata... Urca! 40%, Urca, attento al cordolo. Io mi sono bruciato un pit stop, raga, all'inizio, perché sono andato a sbattere. Quindi... Caspita, Phil, ma ne ho solo uno, Dopo devo arrivare dal 27 a 72 giri. Io andrei avanti un po', cosa ne dici?
Mi sono bruciato il primo pit dei 12 giri. Mi montano le medie. Io non vorrei che poi non ci arrivo più. Caspita, non vorrei che poi non ci arrivo più. Facciamo ancora 2-3 giri. Oh! Sono un po' consumatelle, eh. Resisto ancora un... Allora, a 30 giri, dai. 30, poi ne mancano. Minchia, devo far 42 giri poi con le ultime gomme, Phil. Come faccio a far 42 giri, raga? Non arrivo prima a sta gara. Impossibile 42 giri. Le dure? Allora, aspetta che devo... Devo dirgli ai box il cambio strategia. Ecco queste. Ah, intermedie. No. N. Sono le bianche le dure, no? Allora, medie, gialle. Ecco. No, no. Oh, per scrivere lì io sto sbagliando. Aspetta, cacchio. È H, hard. Sì, ok, hard. Sergio sta effettuando una sosta. Sosta per Sergio. Caspita, ragazzi. Caspita, ragazzi. '46, arriviamo a 50? È una pista che mangia le gomme, eh? Perché sono tante curve e poi ce n'è anche di veloci. C'è la frenatozza qui, la S. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissimi! Come tiene poco! Ok, il distacco da quella dietro è 15,0 secondi. Ciao amici e amiche di Twitch! Ma io nel titolo ho messo il GP del Belgio. Potrebbe anche darsi che ho sbagliato pure il titolo, eh. Potrebbe anche darsi che ho sbagliato pure il titolo, ragazzi. Convinto che oggi era il Belgio. Invece è il GP di Olanda. Quindi io credo assolutamente di aver sbagliato anche il titolo della live. Bellissima, raga, convintissimo che era Belgio e sono andato a fare anche le tutti gli screenshot, le copertine, eh. Phil, amico mio, qui la memoria la memoria è andata, l'abbiamo perduta, persa, come le sacre scritture. Sto andando tipo sulla scivolina, raga, eh. Allora, se io entro dentro adesso, Phil, cosa mi consigli? Gomme hard? Hard c'è scritto, ripara il danno all'ala, beh io direi proprio di sì, già che ci siamo. Allora 30 giri, vediamo un attimo come sono messe. 51%, sento che un po' vanno, però facciamo 32 giri, ne mancano 40, dai, facciamo 32 giri, dai, teniamo botta per due giri ancora.
pilota davanti è più veloce di un secondo a giro. Lo so che becca il secondo un giro il pilota davanti, io ce le gommazze andate. Stai perdendo un secondo a giro sulla vettura. Lo so che sto perdendo un secondo giro. Box. Vieni tu a correre con queste gomme qua. C'hanno su. Ormai non c'è più battistrada qua, Sto andando in giro con la rete. Con la rete di ferro. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? E ragazze. Allora, devo fare un altro giro con le gomme messe davvero male, amici, Allora, Russell non entra, Sainz è terzo e Hamilton è riuscito a ritornare su anche lui dal 20° posto. Grande. Alonso quinto. Alonso gliel'ha suonata questa settimana a Hamilton per la gara scorsa. Allora, entriamo ai box, Porca! Box, box, box! Box e caffè! Box e caffè! Cellulare, come quando siamo fermi al semaforo, anche se non si deve fare. Allora, Marco Drams ha risposto, sono io. Pettine, pettiniamoci, che con l'aria ci si spettina, grandi raga. Ok, gomme nuove. Sono molto... molto scivolose le gomme, Ho preso le dure, raga, così. Devo preservarle, Inizio gara incredibile, ragazzi, molto pieno di colpi di scena. Da 30 giri sono così, invece un po' si sono un po' aperte le posizioni. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Buona domenica a tutti e a tutte, Mitici. Allora, GP di Olanda, ho sbagliato il titolo della live e avevo sbagliato anche la live proprio, perché era settimana scorsa, avevo lasciato il titolo di settimana scorsa, ho cambiato solo la data senza, orca loca, ho fatto senza, chi è quello dietro? Sainz era entrato dentro i box senza ricordarmi che oggi era Olanda e non Belgio.
vettura dietro di te è rientrata per montare gomme medie. Gomme medie nella vettura dietro. Porca miseria! C'è qualcun altro dietro? L'ha approfittato subito Sainz, eh? Subito! Fa destra e sinistra però, Sainz. E dove ti supero io, amico mio? Amico Sainz, dove ti supero? Motore Ferrari viaggia, eh. Sono proprio curioso, amici e amiche, di vedere l'anno prossimo quando ci sarà la Audi. Credo che entra già l'anno prossimo, vero? Me lo confermate, raga? Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, grandissimi. Anche se non posso ringraziarvi perché non vedo se lo fate. Vi ringrazierò la prossima volta. Dai Sainz, ti devo passare amico mio, se no... Io non posso più entrare in box, che ho sfruttato la prima sosta per cambiare l'ala, che gli ero andato in addosso a... Ciao amici e amiche, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, portiamo un sacco di giochi e un sacco di cose. Questa volta, porca, contro la barriera. Sainz l'ho superato, grande Drums. Adesso dobbiamo andare a prendere Hamilton e Russell, se no è una doppietta oggi, doppietta Mercedes. No, che miseria, ragazzi, quella furia. Che riflessi, stavolta ce l'ho fatta. Sarà un po' anche le gomme, eh? Se devo andare più tranquillo, mi sa di sì. Gradi le gomme, 84 gradi sempre la gomma, 1000 gradi i freni quando si frena di brutto,
Siamo andati a prendere Hamilton, raga. Bell'aereo sulla testa, ragazzi. Allora Lucas, come stai, amico mio? Grande Lucas, grande amico. Allora, gara incredibile. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Allora, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Lucas, una gara incredibile. All'inizio testa coda, mi sono venuti addosso, 10 secondi di penalità, cambio ala, incredibile. Adesso si è un po' diradato il gruppo. Sei già tornato al lavoro, amico mio? Io lunedì. Ho fatto sto settimana che è trascorsa questa qua dietro, praticamente zero live, zero impegni, tutto è presente, svegliarmi all'ora che volevo. Tutto così, tutto, me la sono goduta davvero queste ferie, vi dico la verità. Tra le live insieme a voi e anche l'ultima settimana non far nulla, la montagna, il mio bel divano, la mia bella console, belle ferie. Adesso si ritorna con le live tutti i giorni ore 21, al sabato e alla domenica anche quella delle 15. Comunque, se per sapere quando lo faccio, cosa porto, seguite anche i social che dopo metto tutto in descrizione. Cercateci sempre come Marco Drums Games. E iscrivetevi al canale se non siete iscritti, grazie ragazzi del vostro supporto, e ragazze soprattutto, e niente, amico Lucas, niente di che. Adesso la gara è veramente tosta, devo andare a recuperare l'amico Hamilton. Loro credo che devono fare ancora un pit stop, e poi su più che altro è Russell che devo andare a recuperare, la pista non è delle migliori. Spero di sì, non mi trovo benissimo, ero convinto che era fra Spa questa settimana, era il Belgio, infatti credo di aver sbagliato anche il nome della live, come stavo dicendo prima a Phil e a tutti gli altri amici, Andrea, Kevin, manca solo Scharder oggi, gli altri sono arrivati tutti, Player, Manuel non è venuto e neanche Loki, vabbè, spero che arriveranno adesso che col settembre comincia, anche se fa caldo oggi, comincerà pian pianino a fare le giornate di freddo, quindi tanti nostri amici. Eccolo qua, lo sapevo che entrava in box, lo sapevo. Io ho fatto già il terzo pit perché mi si è spaccato l'alettone al primo e ho dovuto per forza entrare, però diciamo che le gomme ho messo le hard. E quindi Lucas è così, ho trovato un gioco bellissimo, dopo la live di questo devi dare il massimo. Sì, esatto Lucas. Grandissimo. Allora, stasera credo che andiamo in live con Gran Turismo 7, con Carla, guida anche Carla stasera, Bragali TV, mia moglie, e poi andiamo con un sacco di giochi, voglio portare anche dei giochini simpatici di Go-Kart, cartonosi ma fatti bene tipo Mario, voglio portare Under Construction, ho trovato SnowRunner, un gioco che c'è da 2 anni e ce l'ho dal day one, però non ci ho mai giocato proprio veramente, e allora adesso mi sono preso e ho fatto un sacco di video su YouTube, e quelli che vedi, sai che mi metti mi piace sui video di quelli col camioncino. Oh, Russell iBox? Ma come? C'era scritto Russell iBox, adesso mi dà 7 secondi? Allora è uscito? Aveva i secondi necessari per entrare e uscire?
Russell ha messo le S, le soft. Oh, ciao amici e amiche di Twitch, ho sbagliato la live, GP di Olanda, non è Belgio. Incredibile, vabbè, almeno così mi ha detto l'amico Andrea, che se no io giravo con la pista sbagliata oggi, avrei messo un'altra pista, non questa, quella che stanno effettivamente facendo anche loro. Non so nella gara reale quanti giri sono, io sono già al 42esimo. Devo andare a prendere Russell, che ha messo le S, mi si è spaccata l'ala e ho fatto un bel test a coda. C'è stata la safety car, quindi una bella gara questa qui, raga, se volete poi vederla dopo quando finisco la live potete vederla in registrata sempre su Twitch, e poi la porto anche su YouTube, sul mio canale YouTube, dove ci sono tantissimi giochi. Se volete andare a vederlo è Marco Drums Games su YouTube, cercatemi così che mi trovate su tutti i social, Marco Drums Games. Vediamo se riusciamo ad andare a prendere l'amico Russell, che si tiene sempre a un bel 6 e qualcosa, 6,4, 6,5, vedo che il tempo suo è quello lì, e Russell è l'unico che va forte, dietro abbiamo Sainz, poi c'è Perez. Orca loca, a momenti brancavo dentro, ho brancato dentro un po' la ruota, raga. La stanchezza si sta facendo viva, eh. Oh! No! No, 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 volevo prendere un fazzolettino di carta, ma non ce l'ho. Per il sudore. E invece ho fatto fuori un pezzo di ala. Caspita! Il vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Devo andare a prendere Russell, raga, eh. È entrato il sudore dell'occhio. Oh, sta aumentando, grande Molter. Ciao amico mio, sto benissimo, gara incredibile, complicata, safety car, un testa coda, un bordello Molter, io sto bene, lo so, infatti è una settimana, chiedo scusa a tutti amici miei, anche a te, è una settimana di pausa, mi sono preso proprio dalle live, dagli impegni, dagli orari più che altro, non dalle live perché ho sempre giocato, ho fatto video su YouTube a manetta con un sacco di giochi, un sacco di roba, però dalle live, sai, l'orario, dove stare attaccato 2 ore, mi sono preso una settimanella di ferie, diciamo, tra parentesi, visto che tutto agosto ho streamato, e oggi si riprende, stasera credo Gran Turismo 7 con Carla, però non so stasera, quindi da domani sera sicuramente sempre, stasera è un po' in dubbio, se attivate la campanellina ci sono, vediamo con Gran Turismo però, corre Carla, qui, sto cannando, grandissimo Monster, tu come stai amico mio? Passate bene le ferie, ripreso? Vai a scuola? Non mi ricordo, sai che io ho una memoria di un canarino. L'importante è che hai passato bene le ferie, sei tranquillo? Dai, grande, orca loca, dai, oh, bene, stai bene, sono contento, hai preso il volante, sono contento. Il volante è tutta un'altra cosa amico mio, hai notato che è completamente un altro modo di correre, sei più coinvolto, dai, dai, qualche sera allora ci facciamo una bella corsettina. Ma tu per caso hai il premium, hai anche assetto corsa competizione?
perché domani sera volevamo organizzare insieme a Phil, sì, forse c'è anche Phil, Zubitutto TV e gli altri. Ah, ti piace, perfetto. Volevamo organizzare una serata così tra amici a correre ad Assetto Corsa Competizione. Se vuoi fammi sapere, tanto basta collegarsi. Non riesco a collegare il volante, come mai? Collegare il volante? Spiega un attimo. Non scrivere troppo perché non ho il computer, non riesco a vedere i messaggi troppo lunghi. Cioè, mandane più corti. Questo qui l'ho letto bene. Prima mi ha scritto invece l'amico player, troppo lungo, non riuscivo a leggere tutto. Boh, su Assetto Corsa Competizione. Caspita, come mai Phil non riesce a collegare? Assetto è proprio uno dei migliori, cioè senza problemi. C'è anche tutte le impostazioni di... Che volante è Monster? Che marca è? Thrustmaster, Logitech, Fanatec, Ori. Allora, Ori dovrebbe usare le impostazioni del Fanatec o del Logitech forse. Come mai non ti riconosce il volante? Probabilmente non ha il driver. Ho visto, si può usare col volante su YouTube. Ma non c'è tipo... Su Formula 1 va tranquillo perché hai i driver, là dovresti usare, credo, usare tipo o il Fanatec o il Logitech, fa tipo da emulazione. No, Monster gioca con PlayStation, crede, Gran Turismo. Sì, avevamo capito che era il 7. Gran Turismo barra, non l'avevo mai sentito. Grande motto. Credo che perché Assetto Corsa di Competizione hai driver Fanatec. Vai tranquillo, tanto noi ti capiamo, tanto noi, io parlo anche l'italiano come ci voglia io, quindi vai tranquillo. Credo, hai provato a usare un altro tipo di volante, tipo mettere le impostazioni del Logitech e vedere se funziona? Ciao amici e amiche di Twitch! Allora, purtroppo ho dovuto mettere le gomme... Ah, non lo prende proprio? È come se non te lo riconosce proprio, come se non ce l'hai. No, non riconosce il volante proprio, è come se non ha il gioco, i driver, tra parentesi, insomma. Come se non c'è proprio attaccata la periferica. Ok, ho capito. Non saprei aiutarti con Ori. Però sinceramente c'è Loki che ce l'ha. Dopo, se entri nelle live, che c'è anche Loki, l'amico Loki, magari lo usa e ti sa aiutare. Perché lui ce l'ha, Loki, l'Ori. E so che lo usa anche su CarX, quindi non so se è una questione proprio di Assetto Corsa, ma Assetto Corsa è il gioco migliore, l'hanno scelto anche per fare EA Sport, cioè quindi non credo che ci siano dei volanti che non funzionano proprio, che magari non c'ha il driver specifico, non è ad hoc, non è quello, ci può anche stare, ma che proprio non funziona. Con le gomme dure però, raga, è difficile andare a prenderli. Provo a chiedere a Loki Monster, così se stasera c'è o domani ti sa magari aiutare, visto che io e l'amico Phil non sappiamo dirti più che ci dispiace che non va. No, però è figo, l'importante è che vada con Formula 1 e il Gran Turismo 7, che è già uno spettacolo, e l'Assetto Corsa è tanta roba. Phil, se vuoi venire domani sera, stiamo cercando di organizzare insieme a Zubitutto, magari c'è anche Vertex, magari c'è anche la Giulia, che è entrata una sera con noi e ci ha massacrati, e ci facciamo una serata divertente così su Assetto.
fammi sapere, comunque non c'è problema, anche se non mi fai sapere, io vado in live, se entri dentro, se vuoi giocare, giochi con noi, intanto organizziamo una corsa così tanto per stare in allegranza. Ciao amici! Sì, lo so che è doppiato, è Stroll. Come state? Grandissimi, buona domenica a tutti, buona gara, soprattutto la gara reale, che non diciamo nulla né io né voi di come va, di come sta andando, ma per non spoilerare agli amici che la guardano magari dopo in differita o registrata. Vai. Cinque nove, lo stiamo prendendo. Stiamo andando a prendere Russell. Albon è doppiato. Verstappen 1.17. Allora, sono io, Mark Verstappen. L'amico Andrea ha fatto 1.11. Wow. Beh, con le dure 1.11 di certo è difficile. Allora, su Spa avevo tolto completamente le righe, ragazzi, qua non me la ricordo proprio, quindi ho dovuto mettere le righe delle curve, scusate, ma facendo tanti giochi, tante cose, già la canno tutte le volte la canno. Avendo i crampi, ragazzi, incredibile. Difficile prendere il cordo, perché il cordo lo fa girare. Vai! Sono un po' concentrato, ma sto vedendo che non so se è una questione che non conosco bene la pista o Russell sta andando forte. Ho le gomme. Beh, là il pezzettino di ala l'ho un po' scheggiato, ma le gomme sono al 22%, quindi non dovrebbe esserci problemi adesso almeno.
Vai. Mi sto un po' scemunendo, vi dico la verità, eh. Che le gomme devono percorrere ancora una lunga distanza. Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi. Sì, hanno le medie e le soft addirittura Russell, Phil. Le soft, quindi già buona che gli sto dietro, sinceramente. Però adesso stavo pensando, se Russell ha le soft dovrà entrare ai box, eh? Non riesce a spararsi tutti i giri, eh? Eh sì, loro girano più forte. Calcola che ho messo al 45% la difficoltà loro, ma il prossimo Gran Premio la porta a 50. Il problema è che non mi ricordo le piste. Io credo che riesco ad arrivare al 60% a competere con loro, per come mio livello di quello che corro io, come tempi. Chiaramente contro di te o l'amico Andrea o Vertex, forse sono su tempi molto più alti io di voi. Però mi impegno, però il mio impegno lo metto sempre. Ciao amici e amiche, buona domenica, buona gara di Olanda e non del Belgio. Ho sbagliato a scrivere sulla live, quindi... Stiamo facendo la stessa gara che stanno facendo i nostri amici e beniamini della Formula 1 che stanno correndo in questo momento. Russell ce l'ho. Eh sì, infatti, non sto qua a correre troppo o a fare stupidate di correre, magari andare sul cordolo, Phil, che poi dopo mi giro. Se mi giro comincio già a perdere tantissimo, eh. Mamma mia, sti doppiati, io. Mi ricordo una volta gli sono andato addosso al doppiato, che si è spostato in una maniera anomala. Non vi dovete spostarvi in una maniera anomala, dovete spostarvi bene, che uno arriva più forte di voi, che è primo, e non deve fare i salti mortali. 3-2, secondo me è qua, qua in mezzo Russell. Ha avuto i doppiati anche lui, che l'hanno fermato forse. ...55, 5, 60, 12, 17 giri. Benissimo. Vedi, 1.17.3, ha fatto anche il girozzo, fatto. Grazie Vettel. Mi spiace un po' che Vettel lascia la Formula 1, E l'anno prossimo la Red Bull dovrebbe essere Audi, se non sbaglio, Adesso che hanno trovato un motore che fa paura. E d'altronde se l'ha comprata mezza l'Audi, è giusto che si metta i suoi motori. Magari l'Audi è 10 anni che fa motori allo oscuro di tutti e viene fuori con una bomba. Uno e otto, è lui Russell. Sto portando, amici e amiche, Phil, il gioco Grid Legend, molto 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 bello. Adesso lo stavo portando su YouTube, tutta la parte anche di video, la parte della carriera. Dopo, una volta che finisco il gioco, magari qualche live su Twitch posso anche farla, È molto bello, vabbè, è arcade, ma fatto bene. L'hanno dato sulle A Play. Quindi è incluso nell'abbonamento EA Play dell'Electronic Arts.
Devo stare molto attento ai cordoli, eh. Eccolo là, lo sapevo che Russell entrava, lo sapevo. Stava correndo troppo forte con quelle morbide. E vai Phil, e vai ragazzi, ragazze. È entrato Russell e adesso posso andare a vincere. Però mancano 14 giri, tutto può succedere. Devo bere. Porca loca! Stavo quasi andando a sbattere, per fortuna sono andato a sbattere. Credo che loro in gara hanno i tubicini, vero raga, dove c'è il bere, eh? Per forza si devono idratare. Bisogna fare uno sforzo notevole per fare tutta la gara dall'inizio alla fine. Figuratevi loro sulle monoposto, per quello che devono essere giovani e allenati anche, tanto palestra, corsa. A parte la mente, gli occhi, la visuale, i riflessi. Oh. Non ho un'altra sosta. Dodici giri amici, siamo molto vicini alla fine, ma mai dire mai, eh? Le gare sono imprevedibili. Subito dopo facciamo una livettina tranquilla con SnowRunner ragazzi, quindi chiudo la live, ne apro un'altra, rimanete con me. E non so dirvi stasera se facciamo Gran Turismo, l'unica cosa che non so dirvi è quella. Se abbiamo voglia io e Carla ci mettiamo dietro a fare Gran Turismo, se no ci vediamo domani sera, magari con una certa competizione, vediamo un attimo, eh. Con l'amico Zubituzzo e chi vuole entrare a far parte della ciurma domani sera di Assetto Corsa Competizione. Undici giri alla fine raga. Può succedere l'errore. Amico mio, la gara reale un po' che sta diventando un po' tranquilla. Volevo fare SnowRunner dopo Kevin, perché non so stasera se corro con Gran Turismo con Carla, se ha voglia, se no ci vediamo un film e facciamo la live domani sera con Assetto Corsa, se tu vuoi venire chiaramente domani tu giochi
quindi se vuoi venire a giocare con noi a Assetto Corsa sei invitato, se no vabbè, vediamo poi domani sera che cosa fare. E volevo andare un po' su SnowRunner adesso, facevamo un'oretta di live, visto che chiudiamo per le 4:30, quanto manca? 11 giri, per 22 minuti, sì, 4:30, magari fare un'oretta e mezza di SnowRunner. Dieci giri! Sono contentissimo che il volante funziona benissimo. Allora ragazzi, quando avete dei problemini che vi segnala, cioè che è lui che frena o che accelera da solo o che non torna bene, aprite il vostro volante e dategli una bella bomboletata di aria compressa, o se avete il compressore gli date una bella compressata e gli date un po' di pulizia per contatti, sui contatti elettrici dei potenziometri, e una bella pulita. Il mio era pieno di peli di gatto della Mina e anche di Olivia, credo, ma più che Mina, perché è Mina che va a dormire, è il gatto che va a dormire sui pedali, che tra l'altro è scomodissimo, non so neanche perché va lì. Ho visto, hai visto che bello? Che figata, Kevin. Postamelo su WhatsApp, per piacere. Hogwarts, io l'ho già comprato. Insieme a Call of Duty, insieme a Under Construction, no, Construction Simulator, e insieme anche a God of War. Grifondoro. E dipende se il cappello ci dice che cosa siamo. Mi sembra che c'era il cappello che scrive... ci dice cosa siamo. Magari in base a come si crea il personaggio. Spero che sia così, eh. Sai che storia? Davvero? Ma ce l'hai il link? Te lo faccio subito dopo la live? Dai, passa il link amico mio, grazie. Intanto noi ci pettiniamo. Ciao amici e amiche di Twitch. Garetta incredibile oggi. Dai! No! Ma no raga, scusate, ho sbagliato il tasto. Dovevo schiacciare il quadrato, vabbè, ho fatto un flashback, dai. Nulla di grave. Non sapevo che si schiacciava triangolo, quadrato, volevo schiacciare. Eh sì, bravo, mi fa fare la sosta ai box, eh? No, dai, le gomme sono buone, 36%. Tsunoda.
Grazie ragazzi. Urca, urca, siamo stanchini, eh? Drums è stanchino, raga. Povero Leclerc, come mai sei nono? Urca, Leclerc, ti stavo prendendo, eh? Leclerc nono, eh? Chissà cosa è successo, povero Leclerc. Urca! Un po' di sbagli, ragazzi. La stanchezza, mi sto quasi addormentando. Ok. 67. 5 giri. Dai che l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo riuscire a rimanere primi. Gomme un po' consumate. Il tuo compagno dietro di te è 30. Gomme hard. Ok, ci siamo quasi, amici, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo, vai carretta. La fifi. A dopo 68 giri non ho ancora imparato sta pista, eh? Nessun problema alle gomme da riportare, concentrati sulla gara. Ok. Madonna ragazzi, sono stanchissimo. Ragazzi, che pista bella, eh? mi piace, ma è veramente tosta come pista. Devo poter staccare lo sguardo un attimo. Porca, oh mio Dio, per fortuna prendo sempre il muro con la ruota, eh? Prima ho spaccato l'aletone lì. Sento un po' che fa stupida.
la gommettina, eh? Qua è tutta bella destra sinistra, bella veloce, eh? Sarebbe che fai un video di Potter Fan, perché lui ti fa vedere delle domande, eh? Davvero? E adesso ne parliamo, Kevin. Come si fa il video? Cioè, devo andare su YouTube, far vedere il video di questo e commentarlo? Non ho neanche il PC. Magari lo faccio, eh. Mi spieghi bene come? Urca! Dai Marco Dras, mancano due giri! Sento la pressione! Stanno arrivando, stanno arrivando! Da 16 siamo a 10! Ah, dovrei gestire il vantaggio lo stesso, eh! Perché è talmente tanto il vantaggio! Adesso poi Kevin vado a fare la missione, quella lì di portare Ciao amici e amiche di Twitch! Buona live, buona giornata, buona domenica, buona gara a tutti! Mi raccomando di seguire il mio canale, poi porto Assetto Corsa Competizione, Gran Turismo 7, Formula 1, Snow Runner, un sacco di giochi e anche Day One, God of War, Coso Protocol lì, quello lì alla fine dell'anno, Callisto Protocol, Harry Potter, Forspoken, God of War, Call of Duty, li porto tutti, ok raga? E anche Under Construction con il mitico Kevin e il mitico Shader Design, eh. Poi chiaramente non abbandono, anzi, Formula 1 2022 e il Gran Turismo 7, eh. Penso che a febbraio, comunque l'anno prossimo, ci sarà anche Forza Motorsport 8. Ecco l'errore. Dai Drums! Ok, dai, adesso ti chiamo un attimo e ne parliamo, così mi spieghi. Al massimo vado a prendere il PC che ha Leonardo in camera. Ciao amici e amiche! Ultimo giro, ragazzi, ultimo giro! Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Ultimo giro della gara, incredibile, è stata una gara piena di colpi d'azione nella parte iniziale, dopo si è un po' affievolita, ha preso spazio Russell sulla Mercedes, ha fatto dei gran bei tempozzi, io con la, purtroppo, avendo fatto un pit stop al 13° giro, perché mi si è girata su sto cordolo, uspacà l'alettone davanti, sono dovuto rientrare, gomme, e ho dovuto fare due stint da 12 e fino a 32 giri con le morbide, ho dovuto mettere le hard, come vedete adesso, che siamo comunque riusciti a fare. Questa è la telecronaca del giro, vi farò vedere anche gli highlights subito fino alla fine, credo che ormai non ci sia nulla da fare che proclamare il vincitore Mark Verstappen o Drums Verstappen. Vediamo un attimo, facciamo le ultime
curve, ragazzi, facciamo le ultime curve, amici. Ultima curva parabolica, mettiamo l'ultima volta l'ottava e vai! Hai vinto la gara, oggi hai fatto... E vai Max Verstappen, vincitore del Gran Premio di Olanda 2022 e anche pilota del giorno, il grandissimo Drams Verstappen! Sì ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Sì. Spero di aver portato bene alle Ferrari la gara di oggi che stanno facendo. Penso che finiranno fra mezz'oretta loro. Io ho iniziato un 20 minuti prima. Bella, bella Red Bull, fatta bene, una bella macchina, un bel assetto, grandi meccanici, è stata dura. Grande Drum Verstappen, grande, grande, grande. Grande, grande. Facciamo vedere la coppa. Facciamo vedere la coppa a tutti, ecco la coppa. La coppa che si trasforma in vinozzo. Oh, ce lo beviamo il vinozzo? Sì! È tutta la mia vincita per voi! Credo, se qualcosa non va storto, che sarà anche un po' il risultato della gara reale di oggi, eh? Andiamo a vedere gli highlights, amici, e poi ci salutiamo. Ci vediamo con Formula 1, magari mercoledì sera, martedì o mercoledì, poi vediamo. Il migliore 1.16, il mio amico Andrea ha fatto 1.11, quindi è stato bravissimo Andrea, io 1.16, con... Che è guidato senza sbavature dal primo all'ultimo giro. Che finale per un altro favoloso fine settimana di corse. Grazie a tutti. Russell Sainz, Hamilton, Perez e il grandissimo Leclerc nono. Vediamo gli highlights. Via! Go go go! Go Drums, go! Sono partito bene. Ma guardate la Ferrari come è partita, guardate la Ferrari, poi è stato lui a farmi girare, avete visto? Hamilton, quello è Hamilton, eh? È stato lui a farmi girare un attimino. Wow, 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 già tutto bello sporco. Al giro nono. Ah sì, qui stavo, quando stavo parlando delle ditte italiane che fanno videogiochi, ragazzi. Sono andato addosso all'amico, chi era quello lì? Boh. E ho perso la lettonazza. E qui cominciava a non tenere più, raga. Qui è andata tutta. Non ha tenuto più nella parabolica, non mi ha tenuto più nella parabolica. E qui sono dovuto rientrare immediatamente. Oh! Qui è stato Michael Schumacher, il figlio di Schumacher. Urca! Sembra che ho fatto apposta andare a prendere il robo, ma era uscita. Era uscita l'Autos. Vediamo un attimo cosa è successo. Oh, si è girato, grande. Al 43esimo, Cordolino e muretto, lì ho preso un po' il muretto con la gomma, però niente di che, mi ha solo rovinato un po' la gomma. Bellissime queste riprese, ragazzi, Il Formula 1 è un po' come questo. Qui quando stavo bevendo. tutti errori perché mi deconcentro, Al 68 sì, sono gli ultimi quando ero un po' stanco, mi è uscita fuori un po'. L'ho fatta un po' lunga e ancora un cordolino con la gomma hard, sono bianche. E poi, chiaramente, ecco qui che sono usciti, e chiaramente, la vittoria.
Grazie mille amici e amiche di Twitch, vi ringrazio tantissimo e vi ricordo vi no, io volevo aspetta. Ok, allora vediamo un attimo. Qui è avanti. Il coso, il pilota è questo. No, io voglio vedere il Max. Ok, è un po' da dentro. Ok amici, quindi io vi ringrazio, vi saluto della live di Twitch, sono ritornato, quindi tutti i giorni ore 21. La programmazione la metto su Facebook, Instagram, TikTok e Twitch, quindi seguite i miei social così sapete tutto quello che faccio. C'è anche un Discord. Ciao Kevin, grazie mille. Adesso ritorno con SnowRunner, se vuoi poi rivenire nell'altra live e ti chiamo un secondo prima per sapere quella cosa che mi stavi dicendo. Adesso ti chiamo su WhatsApp. Grazie a tutti ragazzi per avermi seguito. Twitch, mi raccomando, iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei video, se volete giocare con me o qualsiasi cosa, vi farebbe molto piacere se vi iscrivete. Ma anche su YouTube. Adesso vi lascio il link di YouTube, intanto che va un po' la macchina. Così vi lascio tutti i link che se volete. Allora, Linktree ci sono tutti i link, raga, cliccatelo tranquillamente, vi porta a YouTube, a Facebook, Instagram, TikTok e quelli lì. Poi adesso vi do il link diretto di Discord. Ok. Vi do il link, vabbè, di Twitch lo state guardando, e anche quello di YouTube, ok amici? E se volete andare a vedere i miei video, ne ho fatti un sacco questa settimana, potete vederli qua. Quindi io vi ringrazio tantissimo. Bella gara, Verstappen vince, Sainz e Russell, quindi la gara di Formula 1 GP Olanda 2022 è finita con questa ecco qua era il punto bello dove abbiamo fatto un po' di bagarre. Vi lascio ancora un minuto o due con la gara, vi saluto, vi aspetto subito dopo con SnowRunner, quindi tempo 10 minuti e parto con un'altra live su SnowRunner. Stasera non vi assicuro, mettete la campanellina o comunque se passate su Twitch e mi vedete entrate dentro, Gran Turismo 7 con la Carla, con mia moglie Carla Bragali, Bragali TV, quindi vuole correre anche lei. Adesso non so stasera se riusciamo a organizzarci, visto che faccio un'altra live subito dopo, non so se ne faccio tre oggi, e però da domani riprendiamo tutti i giorni ore 21, tranne se devo andare in palestra. Comunque scrivo tutto su Facebook, Instagram, TikTok, Twitch e Discord. Vi lascio un attimo il video senza un pezzettino di gara, senza il mio video, senza la mia voce, quindi grazie davvero a tutti che siete stati con me oggi e speriamo bene per la gara reale. Ci vediamo alla prossima gara di Formula 1, che sarà non so quando, comunque quando ci sarò anch'io mezz'ora, un'ora prima della gara, parto io prima della gara reale. Ciao amici, alla prossima.